Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati da Darius Rosso Nero. Ragazzi, allora, spero che state tutto bene, o meglio. Adesso arriva il weekend, quindi speriamo almeno di avere dei momenti tranquilli. Tranquilli che per il tifoso del Milan non ci sono, nel senso che, diciamo, almeno da parte mia, vi dico la verità ragazzi, si sta parlando di Hauge in questi giorni, che potrebbe andare al Wolfsburg in Germania. Ora vi dico la mia, non mi convince tanto questa scelta, perché sì, è vero che abbiamo aspettato tanto anche Leao, io penso, almeno per me, per me parlo, nel senso, ho aspettato Leao 2-3 anni. Ora voglio dire, Hauge è un ragazzo che abbiamo preso dal Bodo Glimt, ricordo, l'anno scorso, che comunque loro hanno fatto un campionato. La regola del campionato loro è diversa, quindi vuol dire che Hauge, ragazzi, ha giocato tutte l'estate, più con il Milan, inverno, autunno, cioè praticamente ha giocato un anno senza mai avere un distacco, di staccare un po' tanto. È vero che poi a fine stagione è arrivato stanco, dalla partita con la Sampdoria, se non sbaglio, non ha più giocato. Cioè, io non capisco questa scelta del mister, e non la comprendevo. Ma allo stesso tempo non posso comprendere una sua cessione, ragazzi, perché se devo pensare a una cessione a titolo definitivo, non riesco a spiegarmela come sia possibile e perché. Cioè, io l'avrei tenuto un altro anno, anche se avesse fatto male al Milan, per dire, tenivi questa stagione come sostituto, come seconda, terza scelta, se poi dopo ti fa male lo mandi in prestito da qualche parte, no? Pure lì non puoi pretendere di darlo via, almeno per me, dico ragazzi, a titolo definitivo mi sembra una roba folle, una follia incredibile. Altra questione di cui si parla, ragazzi, torna, diciamo, tutti i nomi di moda, che poi di concreto non c'è niente, ragazzi, perché ripeto, ieri erano tutti qua a esaltarsi per la notizia che si è parlato di De Paul, che è tornato tutto il nome, ragazzi, che poi è stata smentita, nel senso che comunque sembrasse che la notizia di De Paul sia con l'Atletico Madrid, non è che sia andata a concludere, però poi in realtà, tant'è vero che in effetti, ragazzi, cioè, tutte cazzate, perché avete visto che poi dopo, ora non so se c'è qualcosa di concreto, non sono informato sulla trattativa con l'Atletico Madrid, ma poco me ne frega sinceramente. Però ragazzi, cioè, ci sono tanti altri buoni giocatori di prospettiva che possiamo prendere. Si sta parlando di Tonali. Allora ragazzi, qua è un discorso a parte da fare, nel senso che Tonali, vabbè, tanto sono vicini le cifre, si andrà a concludere, non vedo l'ora di concludere la trattativa con Tonali, perché ragazzi, penso che Tonali prenderlo sarebbe davvero davvero importantissimo. Cioè, lo prenderemo perché il Maldini lo vuole prendere, ci punta sul giocatore e sono d'accordo con lui e non vedo l'ora che venga, che Milan tenga titolo definitivo, perché veramente io ci conto su Tonali. Notizie su Leao, tra l'altro, che adesso si è inserito anche Borussia Dortmund, che vorrebbe il giocatore. Però ragazzi, come sapete, ormai sapete quel che penso su Leao, ve l'ho detto troppe volte, nel senso che se mi dà 30 milioni un Borussia Dortmund, un Marsiglia, che è interessato anche il Marsiglia tra l'altro, va benissimo. Ragazzi, ora altrimenti non so, non lo mandiamo in prestito, ma io non voglio tenere Leao. Io sono dalla parte che non puntano più sul giocatore. Poi si parla di un giocatore dalla Russia, si parla di quello lì che poi non voglio parlare perché ragazzi sono mille nomi, ma poi dopo di concreto non c'è nulla. Vi posso dire ragazzi che c'è tutti questi nomi che si parla, lasciamo perdere. Però ritornando su Leao, sul discorso di Leao, io lo darei via tranquillamente. Se mi darebbe meno di 30 milioni, un po' il discorso che faccio è che lo manderei comunque in prestito, perché penso che tenere un giocatore che, cioè, la sua testa ormai è così, io l'ho capito. L'europeo, non è che ha fatto un europeo brillante, quindi cosa lo tiene a fare? Non ha senso, e quindi di conseguenza, ragazzi, mettiamoci, io metto l'anima in pace e
spero che la società punti su altri prospetti promettenti, magari non ho dubbi, perché comunque gli acquisti fatti sono stati ottimi. Poi ci si parla anche di prospettiva Real, che vi dico la verità, si parla di Ceballos. Ora voglio fare un discorso a parte su Ceballos, ragazzi, perché è vero che quest'anno è stato in una fase decalante della sua carriera, non ha avuto tante, non ha giocato benissimo, ecco, però io penso che magari ha giocato anche in Premier League, comunque non essendo un campionato facile, ecco, però i giocatori spagnoli vedo che con la Serie A va d'accordo, cioè, quindi stanno comunque andando molto molto bene, nel senso, quindi io vi dico la verità, difficile che un giocatore come Ceballos da un giorno all'altro abbia dimenticato di giocare a pallone, perché non ci credo manco se lo vedo, non sta nel cielo intero questa cosa. Ora che venga al Milan e che, non lo so, ipotizzo che venga al Milan, magari venisse al Milan, nel senso, di un giocatore, per carità, però comunque io vi dico, non lo so ragazzi, sarebbe sì un buon giocatore, comunque penso che potrebbe fare anche bene, quindi. Però restiamo a vedere, ora stanno fastidicando troppo, però ragazzi i nomi sono questi. Si parla di Bakayoko, stavo scordando che continua a insistere sul Milan. Raga, io vi dico, Bakayoko, sì, cioè, nel senso, penso che possa fare meglio di me, cioè, se io dovessi pensare a un Bakayoko, di prendere un Bakayoko, dovesse fare il ruolo che ha fatto Meite, lo prenderei subito, al volo, non ci penserei due volte. Ci sta, cioè, ragazzi, ci sta a fare una roba così. Però poi se devo pensare a prendere un Bakayoko che mi deve fare, non so, l'alternativa o il titolare centrocampista, no ragazzi, anche no. Ecco, queste sono le mie opinioni sui miei pensieri su questo giocatore. Dimenticavo, Damsgaard, ragazzi, parla anche di Damsgaard. Ora, fermi tutti. Giocatore della Sampdoria che, se dovessi chiedermi 30 sparati milioni di Sampdoria, io non lo prenderei così con tutti quei soldi. Però ragazzi, Damsgaard è un giocatore che si sta facendo davvero bene con la Danimarca, quindi, per carità. Però ancora tutto da dimostrare, quindi andiamo piano a dire che oh Dio è un fenomeno, che poi per carità ha le qualità buone. Però da qui a dire che è un fenomeno, cioè, ce ne passa acqua sotto i ponti. Quindi ora voglio dire, cerchiamo di dare tempo ai giocatori, perché poi sono belli, giovani, che comunque si impegnano e comunque ci fanno quel numero in più, ci piace anche, è vero. Però non è tutto nella vita in quello, quindi ragazzi restiamo a vedere, perché poi i grandi colpi si fanno fin del calciomercato, non si faranno mai. Anzi, calciomercato io ricordo che comincerà il 1° di luglio, tra qualche giorno. Quindi non vedremo all'inizio dei giocatori assurdi. Poi ci sarà il momento in cui alla fine mercato magari certe squadre non riusciranno a rimpiazzare dei giocatori forti e se ne accorgono che pur di fargli fare panchina lo cedono. Quindi dovranno abbassare le pretese, perché poi avranno tempo meno prima di che finirà il calciomercato. E detto questo, io penso che potremo lì andare a puntare su qualcuno, che ci andremo sicuramente, perché perché Maldini diceva appunto che voleva per 8 di luglio che la squadra sia pronta, però difficile che il calciomercato tu me lo porti al primo allenamento proprio pronto, completo, è difficile. Quindi io penso che poi, per carità, sarebbe tanta roba che i presenti la squadra già pronta, ha visto Pioli, però diventa anche difficile, capite bene ragazzi, ecco. Resteremo a vedere, raga, non lo so, resteremo a vedere quello che succederà. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, vi ricordo di lasciare un commento qua sotto, e ringrazio tutti quelli che mi stanno commentando sempre, davvero vi voglio bene ragazzi, a tutti, grazie per il sostegno, e niente, ci sentiamo in prossimo video ragazzi, alla prossima.